Simone Mezzolani, 33 anni, sposato e padre di due figli piccoli, è morto schiacciato da un macchinario mentre lavorava in fabbrica. Simone era dipendente della FAB, un'azienda di Gallo di Petriano, Pesaro Urbino, che produce componenti per il settore del mobile da almeno 5 anni. Il tragico incidente è avvenuto lunedì sera intorno alle 21:30, alla fine del suo turno. Residente a Monte Labbate, nella frazione di Apsella e originario di Montecchio, Simone era molto conosciuto nella comunità, anche grazie alla notorietà della carrozzeria di suo padre. L'incidente è accaduto mentre stava effettuando la manutenzione di un carrello trasportatore. Improvvisamente il macchinario si è attivato, schiacciando Simone contro il muro. Nonostante abbia tentato di fermare il rullo trasportatore con una mano, ogni sforzo è stato vano. Sarebbe tornato a casa per cenare con la sua famiglia solo un quarto d'ora dopo. I colleghi sono stati i primi ad intervenire, ma la situazione era già drammatica. Simone è morto sul colpo e il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri e il personale dell'ispettorato del lavoro per indagare sull'accaduto. Il giorno successivo la fabbrica è rimasta chiusa. All'esterno alcuni delegati sindacali si sono riuniti per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro. Giuseppe Lograno della CGIL ha sottolineato la mancanza di sensibilizzazione sul tema della sicurezza da parte di alcuni industriali, una preoccupazione condivisa anche da CISL e UIL. Il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, ha espresso il suo cordoglio affermando che l'intera comunità è in lutto per la perdita di Simone. Una manifestazione corale di vicinanza alla famiglia Mezzolani nell'immenso dolore del comune e dell'intero territorio di Vallefoglia.